settembre Prato è spettacolo. Ci siamo stasera al primo concerto in Piazza Duomo. Riqualificazione via Firenze, atto primo, chiare di sospendere il taglio degli alberi e ridiscutere il progetto. TIR si ribalta in rotatoria al macrolotto, illeso il conducente. Scuola, aperte le domande per i contributi 2024-2025, dal 9 settembre aprono nidi e materni. Figlini, sopralluogo di Fratelli d'Italia, 10 mesi dall'alluvione, ci sono ancora situazioni non risolte. Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova edizione del telegiornale. In apertura ci colleghiamo in diretta con Lucrezia Sandri, che si trova per noi in Piazza Duomo, dove stasera prende il via il Festival Settembre Prato Spettacolo. A te la linea. Sì, grazie della linea, tutto pronto in Piazza Duomo per il primo concerto di questo settembre, Prato e Spettacolo 2024, piazza che si sta ancora riempiendo per i CCCP fedeli alla linea, questa band che ha intrapreso il suo tour della Reunion, che ha fatto la storia del punk rock degli anni 80. Noi vi abbiamo raccontato l'attesa del concerto nella nostra prima serata di In Prima Fila, ci rivediamo poi per la serata di Radio Bruno, però dopo il TG, dopo il meteo, non mancate perché noi siamo di nuovo qui per un'altra finestra in diretta, quindi per ora restituisco la linea allo studio di Via Roma. Grazie Lucrezia e torniamo a parlare del progetto di riqualificazione di Via Firenze, cominciato ieri col taglio dei primi tigli. L'associazione Atto Primo contesta alcune lacune nella relazione tecnica e chiede la sospensione dell'abbattimento degli alberi e la revisione del progetto. L'associazione Atto Primo ha inviato una PECA ai carabinieri forestali al comune di Prato con la richiesta di sospensione del progetto di riqualificazione di via Firenze. Ieri, come previsto, è cominciato l'abbattimento dei 47 tigli presenti nel tratto di strada interessato dal progetto di riqualificazione. Per consentire l'operazione, la strada è stata chiusa al transito di veicoli e pedoni e lo sarà fino al 31 agosto. La prossima settimana, invece, il cantiere proseguirà con l'istituzione del senso unico alternato. In concomitanza con l'inizio delle operazioni di taglio, una cinquantina di persone appartenenti ai comitati riuniti nell'osservatorio ambientale Prato ha organizzato un sit-in di protesta per dire no al taglio degli alberi. Il progetto, una volta tagliati i tigli, prevede il rifacimento del marciapiedi, la creazione di stalli per la sosta delle auto e la piantumazione di nuove alberature. L'associazione nella PEC contesta l'assenza totale nella relazione tecnica di dati quantitativi espressi in forma numerica di alcuni elementi delle alberature che si abbattono con questo progetto. In primo luogo il valore ornamentale dei 47 tigli adulti che verranno abbattuti e in secondo luogo il calcolo e la stima quantitativa dei benefici ecosistemici delle alberature. Atto Primo chiede di conoscere specie, età e computo del valore ornamentale, benefici ecosistemici, ombreggiamento, intercettazione di polveri sottili, quantità di CO2 catturata dagli alberi attualmente presenti, chiedendo in contemporanea gli stessi dati e le stesse misurazioni in valori verificabili per le nuove piante che saranno posizionate al posto delle precedenti. Per Atto Primo, in assenza di questi dati, la relazione tecnica in un progetto di questa rilevanza per il verde urbano non ha nessun valore e quindi il progetto deve essere sospeso e ridiscusso. L'intervento, ha sottolineato il Comune, è stato preceduto da un percorso partecipativo che l'amministrazione ha avviato nei mesi scorsi con i residenti dell'area, che da tempo chiedevano al Comune la messa in sicurezza del tratto stradale e il rifacimento dei marciapiedi, sollevando il problema dei danni agli edifici causati dalle radici e dalle fronde dei tigli. Un auto articolato si è ribaltato nel percorrere una rotatoria al Macrolotto, nei pressi di via Berlinguer. L'incidente è avvenuto stamani attorno alle 10, non ci sono altri veicoli coinvolti. Il conducente del TIR di una ditta di autotrasporti italiana è per fortuna illeso. Non ci sono state conseguenze immediate sul traffico, visto che gli accessi e la percorribilità della rotonda non sono stati compromessi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che ha presidiato la zona e ha fornito supporto durante le operazioni di rimozione del mezzo. Lunedì 9 settembre riaprono gli asili nido e le scuole d'infanzia comunali. Il servizio partirà a metà ottobre al nido Arcobaleno, oggetto di un completo rifacimento dopo l'incendio del 2019. Intanto il Comune di Prato ha aperto le domande per richiedere i contributi del pacchetto scuola 2024-2025. C'è tempo fino al 20 settembre. Tutti i dettagli nel servizio. Riapriranno lunedì 9 settembre i 10 asili nido e le 6 scuole dell'infanzia comunale per un totale di 850 bambini.
Il Comune ha utilizzato la pausa estiva per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in diverse strutture. L'intervento più corposo è stato quello di miglioramento sismico della Scuola dell'Infanzia Villa Caritas di Piazza delle Carceri, che ha richiesto un investimento di 400.000 euro. Alla scuola materna di Pacciana sono state invece rinnovate le tinteggiature interne e gli zoccolini danneggiati in seguito all'alluvione del novembre scorso. Nella scuola d'infanzia in via Toti, invece, è stato sostituito il pavimento danneggiato con uno nuovo in gomma. L'investimento per entrambi gli interventi è stato di circa 80.000 euro. Già da lunedì 9 settembre, nei nidi, che partiranno con l'orario corto fino alle ore 14, sarà disponibile la mensa, mentre nelle scuole dell'infanzia comunali il servizio di refezione sarà attivo da lunedì 16 settembre, data d'inizio di tutte le altre scuole. Slitta invece a metà ottobre l'apertura del nido Arcobaleno, oggetto di un completo rifacimento con ampliamento a seguito dell'incendio del marzo 2019 originato da un cortocircuito elettrico. I lavori edili sono conclusi, ma adesso è in corso l'allestimento di arredi e attrezzature che richiederà altre settimane. Il Comune ha già comunicato il posticipo dell'inizio delle attività alle famiglie dei bambini iscritti, una quarantina in tutto, fra cui anche i piccoli dai 3 ai 6 mesi di età. Passando alle famiglie degli studenti più grandi, è aperta fino alle ore 13 del 20 settembre la possibilità di chiedere i contributi del pacchetto scuola 2024-2025. L'iniziativa intende sostenere le famiglie in condizioni economiche svantaggiate e con figli che frequentano scuole secondarie di primo o secondo grado, statali, paritarie private o degli enti locali, o percorsi di istruzione e formazione professionale. Possono presentare domanda le famiglie con un ISEE non superiore a 15.748 euro con figli residenti nel comune di Prato. Gli interessati possono compilare ed inoltrare la domanda direttamente attraverso la procedura online dal sito del comune, oppure possono rivolgersi previo appuntamento ad uno dei CAF convenzionati. L'importo del pacchetto scuola, stabilito dalla Regione Toscana, va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro. Sopralluogo a Figline dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia per verificare la situazione a 10 mesi dall'alluvione. Vediamo quali sono le tematiche sollevate. A quasi 10 mesi dall'alluvione, a seguito di segnalazioni dei cittadini, il presidente dei giovani di Fratelli d'Italia, Alberto Corsi, assieme alla consigliera comunale Eleonora Scioni e al capogruppo Tommaso Cocci, hanno effettuato un sopralluogo a Figline per verificare la situazione. Tra le situazioni non risolte, sottolineano gli esponenti di Fratelli d'Italia, ci sono i sedimenti accumulati sul letto del Rio Balloni e Rio Bagni, parapettici torrenti da ricostruire e detriti ancora accumulati su terreni privati. Abbiamo avuto segnalazioni di terreni privati che erano stati e sono ancora occupati da dei detriti derivanti dall'alluvione e abbiamo delle situazioni come quella dietro di noi, ma anche altre di cui abbiamo documentazione fotografica, di fiumi i cui letti non sono stati ripuliti dai detriti dell'alluvione stessa. A 10 mesi da questo evento e dall'approssimarsi della stagione più piovosa. Altro tema, quello dell'ampliamento del parcheggio Tintori. Oltre a questi interventi straordinari, si affiancano anche degli interventi di tipo ordinario che non sono ancora stati effettuati da parte dell'amministrazione. Mi riferisco al parcheggio Tintori, il parcheggio centrale nel cuore di Figline, che doveva vedere un allargamento con 31 posti auto in più, che ancora non ha visto luce. Per questo motivo in Consiglio Comunale presenteremo tutti questi punti di criticità e chiederemo all'amministrazione pubblica quali sono i tempi degli interventi e come si sta comportando con le altre autorità preposte. 2 anni senza Monsignor Gastone Simoni, il vescovo emerito di Prato, morì all'età di 85 anni il 28 agosto 2022 a Fiesole, sua diocesi di origine, dove era tornato a vivere quando aveva terminato il suo mandato episcopale nella città laniera. La sua morte e i giorni difficili della malattia furono accompagnati dalla preghiera e dall'affetto di tantissimi pratesi. La Chiesa di Prato lo ricorderà domani, mercoledì 28 agosto, con la celebrazione di una messa in suffragio alle 9.30 in cattedrale. È morto Mario Affuso, pastore emerito della Chiesa Apostolica Italiana di Firenze e Prato. Nato a Napoli 92 anni fa, viveva a Prato ormai da molto tempo. Pioniere del dialogo ecumenico, ha sempre partecipato attivamente agli incontri promossi dalla diocesi in occasione della Settimana per l'Unità Cristiani.
Con il vescovo emerito Gastone Simoni aveva un sincero rapporto di amicizia basato sulla stima reciproca. Il prossimo 2 settembre torna Da Sponda a Sponda, manifestazione podistica non competitiva per le strade della città. L'iniziativa è promossa dal CAI di Prato e prevede due percorsi adatti a tutti. Il ricavato sarà devoluto alla LILT e a Casa Edoardo, nuovo progetto giovanile promosso dall'Oratorio di Sant'Anna e dall'Opera Santa Rita. Le iscrizioni si possono effettuare all'Oratorio di Sant'Anna, nella sede della LILT in via Catani e a Niar Broken in via Cimabue. La Sponda Sponda è una manifestazione che è aperta a tutti, una manifestazione che è stata definita dalle precedenti amministrazioni comunali una manifestazione per la città, e possiamo dire che così è. Basti fare riferimento anche soltanto al numero di partecipanti della scorsa edizione, che erano 1700. Sono due percorsi che attraversano la città. Si tratta di due percorsi, uno di 5 km e uno di 10 km, con partenza e arrivo dal centro, da Viale Piave, dall'Oratorio di Sant'Anna, quindi in prossimità del Castello dell'Imperatore. Si raggiunge attraverso Piazza San Marco la pista ciclabile. La si percorre fino a Santa Lucia per chi fa il percorso più lungo e fino al Ponte Datini per chi fa il percorso più corto, si attraversa il fiume e si rientra dalla sponda opposta. Una manifestazione che ha uno scopo benefico. Ha sempre avuto come prerogativa quella di destinare risorse a progetti, iniziative della città. Difatti negli ultimi anni abbiamo sostenuto i progetti della LILT, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in altre circostanze abbiamo sostenuto altri progetti di altra natura, e proprio grazie a questa manifestazione siamo riusciti a entrare in contatto con tante realtà che nel nostro piccolo abbiamo cercato di sostenere, ma anche di far conoscere. E passiamo adesso alla cultura. La mostra su Cosimo I de' Medici, nel 450° anniversario della sua morte al Museo di Artimino, si farà. La Regione ha approvato il progetto del Museo dei Medici di Firenze e del Museo Archeologico di Artimino per celebrare l'anniversario della scomparsa del Granduca Cosimo I e del suo architetto artista prediletto Giorgio Vasari. La mostra dovrebbe aprire a metà del mese di novembre per protrarsi fino a dicembre. La soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti. È la terza grande mostra che si svolgerà nel nostro parco archeologico. Ancora una volta, passato e presente si intrecciano, creando sempre nuovi contesti di incrocio e nuovi linguaggi. Come ogni estate, torna il Luna Park in Viale Marconi. Siamo andati a scoprire quali sono le novità di quest'anno e cosa ne pensano i visitatori. La novità di quest'anno è la giostra Kong, un'attrazione simile al Blackout, però invece di andare in verticale va orizzontale, no? E poi ci sono sempre le classiche, la ruota panoramica, il Jamaica Surf, il Tropicana, il calcio in culo. Le attrazioni per un male sono sempre le solite, rinnovate, e speriamo che piacciano. Penso che sia il periodo più bello dell'anno, il periodo più felice, dove porta gioia ai bambini, anche ai più grandi. Vi aspettiamo in tanti qui alla Fiera di Mezzana, mi raccomando, venite. Voglio mandare un messaggio alla mia ragazza Chiara, ti amo amore mio, cosa fai? Ti aspetto. È la prima volta che porta suo figlio alle giostre? No, hanno 3-4 anni e da 2 anni che vengono qui. Gli piace? Sì, tantissimo. Una delle più grandi fiere che c'è in Toscana. E adesso per un paio d'anni insomma c'è questa crisi, insomma si è un po' rallentata, però è sempre la Fiera di Prato, intendiamoci. Com'è stato? Bellissimo. Ha avuto paura? Così così, dai. Voglia di scendere? Zero. Qual è la vostra giostra preferita? Non saprei, sono tutte belle. Questa no, lui ha fatto, io avevo paura. La nave, però la mia preferita penso sia il polipo, perché è sempre divertente, va sempre più veloce, quindi... Molti i banchi alimentari presenti, provenienti da varie parti d'Italia, oltre 20 stand fra dolce e salato. Com'è andato il primo fine settimana di fiera? Bene, devo dire, abbiamo avuto una buona affluenza,
siamo contenti, speriamo regga i tempi e che la gente abbia voglia di venire a Luna Park. E i chicchi veri non devono mancare, è una tradizione millenaria. Ora ormai io sono vecchio, ma venivo alla fiera quando ero bambino, però io ci vengo tutti gli anni, sì, guarda, stasera è la prima sera di quest'anno, via, diciamo, ci piace. Cos'è che ti piace di più? Mangiare, ci piace mangiare, sì, soprattutto a loro, mi piace mangiare, no, ma ci piace stare in compagnia, passare un'ora e divertirsi, basta, tutto lì. Dopo mangiato fate anche qualche giostra? Certo che sì, qualcosa quelle, si quelle fa. Quelle piccine basta perché sei mangiato da bambini, qualche pupazzino si va a vincerlo, sì. Sono circa 80 le attrazioni, sia per grandi che per piccoli, per cui non ci sono scuse, vi aspettiamo alla fiera. E passiamo adesso allo sport, tutto pronto per la prima edizione del Torneo del Cuore, che si svolgerà domani a partire dalle ore 19 al campo sportivo Chiavacci di Prato. Ad affrontarsi in partite amichevoli la formazione Under 19 dell'Empoli, il Viaccia e i padroni di casa della Zenit Prato. L'incasso della manifestazione sarà devoluto interamente all'associazione La Forza di Gio. È arrivato il momento dell'agenda, vediamo quali sono gli appuntamenti in programma domani. Domani alle 21.30 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Il mistero del Bar Étoile. Sempre alle 21.30 al Parco di Villa Giamari a Montemurlo, per la rassegna Cinema nel Parco, proiezione del film Sonic 2, ingresso gratuito. Alle 21.15 al Casona de Bardi a San Quirico di Vernio, per la rassegna Apriti Chiostro, proiezione fotografica Scatti veloci della Formula 1, a cura del fotografo Piero Sarti, l'ingresso è libero. Dal 28 agosto all'8 settembre, presso il Giardino della Misericordia di Montemurlo, 39esima edizione della Sagra dell'Uva del Volontariato. Tutte le sere buon cibo, musica dal vivo. Domani sera ballo da sala con Fabian e Anna. Infine prosegue fino al 15 settembre in Viale Marconi il Luna Park con attrazioni e stand gastronomici. E adesso il meteo a cura del Consorzio Lamma. Restate con noi fra poco in prima fila in diretta da Piazza Duomo, dove sta per avere inizio la nona edizione del Festival Settembre Prato e Spettacolo. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Buonasera a tutti e bentrovati a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Alle mie spalle la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani, mercoledì 28 agosto. La pressione tende nuovamente ad aumentare sul Mediterraneo centrale a partire dai settori più occidentali. Diamo uno sguardo pertanto al tempo previsto per la giornata di domani: mattinata in prevalenza soleggiata con venti deboli, mari poco mossi e temperature minime in leggera diminuzione. Nel pomeriggio è previsto il consueto sviluppo di nubi cumuliformi, ancora possibilità di brevi temporali, in particolare sulle zone prossime all'Appennino e alle Apuane, ma anche sulle zone delle colline metallifere e dell'Amiata. I venti deboli occidentali, mari in genere poco mossi, le temperature tornano a salire nei valori massimi e potranno raggiungere anche i 35-37 gradi. Concludiamo dando uno sguardo alla successiva giornata, quella di
giovedì, mattinata completamente soleggiata, venti deboli, mari quasi calmi, seconda parte della giornata con modesti addensamenti nelle zone interne, venti di maestrale che sulla costa tenderanno a divenire moderati, i mari si manterranno però poco mossi, le temperature in ulteriore lieve aumento, massime che potranno raggiungere i 37-38 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione. Questo programma è offerto da... Conad City vi aspetta nel cuore di Prato, nel nuovo punto vendita in piazza San Francesco 21. Conad City, più vicini di così. Abbiamo a cuore le nostre radici, i paesaggi della nostra memoria, la bellezza del nostro patrimonio. Questa è la nostra ricchezza. Questa è la nostra forza. Chianti Banca. Persone. Territori. Valore. Conte Edile Costruzioni. Costruiamo sicurezza per il tuo futuro. Perfetta per ogni tuo evento. Eccoci ancora insieme in Piazza Duomo per vivere insieme l'attesa del primo concerto del settembre Prato e Spettacolo 2024. È la serata dei CCCP Fedeli alla Linea, che è atteso veramente tra poco. Infatti, come vedete, la piazza è già piena, i varchi si stanno per chiudere, c'è ancora poco tempo e poi veramente sentiremo questa prima serata di grande musica, una band italiana che ha fatto la storia del punk rock anni 80 e che ha intrapreso il tour della Reunion. Prato è la penultima tappa, la penultima data di questo tour atteso veramente da tutti i fan. Noi vogliamo però sentire anche qualche voce da parte di questo pubblico, vediamo se Jacopo riesce a seguirmi in diretta. Vedete, il posto davanti al palco è lo spazio ovviamente più ambito ed ecco qui un fan dei CCP. Sfigatato. È un po' ironico, la sento ironico. No, è un bel gruppo e quindi lo seguo. Lei da dove viene? Da Pisa. Anzi, c'è una fotografia qui a Pisa, in un muro, ci hanno scritto grande, tanti anni fa, CCCP, Fedeli alla Linea, con la faccia e il martello.
ora l'hanno cancellato, io ce l'ho sempre una fotografia. Una foto ricordo. Sì, se mi ci fanno poi dopo l'autografo. Cercherà ovviamente di farsi fare l'autografo. Qui è venuto a conoscere questa band, mi pare di capire. Sono venuto a conoscere, no, c'ho già dei dischi, non l'ho mai visti. Sono venuto per vederli, ora che si sono riuniti. Però è una bella serata, insomma, stare in compagnia. Insomma, lo spirito anni 70 della comunione. E rivive ancora in lei. Sì, e peace and love. Quindi, come Ringo Starr, dico sempre peace and love. Va bene, allora buona serata, buon concerto. E noi andiamo a sentire ancora qualche voce di questo pubblico. Vediamo se hanno voglia. Buonasera, in diretta su TV Prato. Da dove venite voi? Da Prato. Siete quindi locali, venuti a sentire i CCCP? Per la seconda volta. Dove l'ha sentiti la prima volta? Lino. Quindi Prato, Pratolino. E cosa si aspetta da questa serata? Uno spettacolo meraviglioso. Lei è un fan? Ni. Un po' sì, un po' no. È una canzone che in particolare la emoziona e che vuole sentire questa sera? Curami. Non ho bisogno. Ecco, arrivano. Eccolo. Anche lei pratese è venuto qua. No, l'ho notato perché è bello grosso, se no non ci facevo caso che no, era qui. Veramente. Vabbè, abbiamo messo in diretta anche questa carambata e noi continuiamo a raccontare un po' l'attesa dell'emozione. Vediamo qui che c'è anche una famiglia, qualcuno che ha portato anche un bambino al concerto. Una bambina. Sì, certo, lei è una fan accanita dei CCCP. Davvero? Sì. Quindi è una cosa che non ci si aspetta in così giovane età, magari. C'è una canzone preferita? Curami. Ecco, già la seconda preferenza per questa canzone. Chi te l'ha fatto conoscere questa band? Il babbo? Sì. Quindi anche lei si presuppone che abbia una conoscenza. Assolutamente, certo, non si può mancare. Se ne era in pancia gliel'ha fatta sentire. Certo, certo, sì sì, è uno dei primi gruppi che ho fatto sentire insieme a Mozart, fra l'altro. Molto diversi come generi musicali. Belli entrambi. Bene, allora buona serata anche a te. Ciao. Ciao. E qua abbiamo di nuovo Francesco Fantauzzi, il mattatore di questo festival, ormai da 10 anni, ci siamo quasi, però è sempre la solita emozione da 10 anni, quando sta per partire. Quando si apre la piazza intorno alle 19 per far entrare i primi spettatori è sempre una grandissima emozione, soprattutto perché siamo in una piazza meravigliosa come Piazza del Duomo a Prato e riuscire a portare la musica in questo luogo e a vedere migliaia di persone che la riempiono è una grandissima soddisfazione. Tanti nomi, dicevamo anche nella nostra striscia preserale, da Gianna Nannini, veramente tanti nomi della musica italiana e anche internazionale, come stiamo vedendo in questo festival stesso. C'è un nome che dopo 10 anni, diciamo, ha il rimpianto di non averlo portato? No, rimpianti non ce ne sono, nel senso che quelli che gli artisti che non sono riuscito a portare non sono riuscito per problemi, diciamo, oggettivi, di tour, di date, di disponibilità, perché il festival svolgendosi in queste settimane a cavallo di fine agosto, primi di settembre, è purtroppo molto vincolante nei tour. I tour spesso finiscono ad esempio a fine luglio e quindi gli artisti non vanno oltre o cominciano nell'inverno, per cui no, rimpianti, devo essere sincero, non ce ne sono. Se posso permettermi un piccolo rimpianto è quello di non essere riuscito a individuare insieme all'amministrazione comunale, almeno ad oggi, un altro luogo oltre Piazza del Duomo per prendere in considerazione degli artisti che necessitano di una capienza maggiore di quella della piazza. Questo spero che la nuova amministrazione possa fare delle proprie riflessioni, magari cercheremo anche di dare il nostro contributo per riuscire a individuare un luogo a Prato per portare degli artisti con una capienza maggiore alle circa 5.500 persone che contiene Piazza del Duomo. Un artista del calibro di chi, per esempio, potrebbe richiedere uno spazio del genere? Ma ti dico un nome, ma perché l'anno scorso è stato trattato, che magari che era appena uscito dal Festival di Sanremo, che era Lazza, che è un artista che piace ai giovanissimi, ma che necessitava ad esempio di una capienza almeno di 10.000 persone. Invece da amante della musica,
qual è il cantante che le sarebbe piaciuto sentire in questi 10 anni a Prato, nella sua città. Questo non do i miei gusti preferenziali, perché mi sembrerebbe di fare torto ai tantissimi e bravissimi artisti che abbiamo avuto in piazza. Posso citarvi forse uno dei concerti che mi è piaciuto di più, che sono stati i Flaming Lips a Prato qualche anno fa, così come quello appunto già citato di Gianna Nannini. Diciamo, sono stati tra le mie preferenze rispetto al programma. Però ecco, al di là dei gusti musicali si parla di qualità, quindi nel momento in cui, al di là, indipendentemente dalle proprie preferenze personali, riusciamo a portare artisti di qualità italiano e internazionali, penso che l'esperimento sia riuscito. Sempre politicamente corretto Francesco Fantauzzi, come abbiamo imparato a conoscerlo. Allora grazie per essere stato di nuovo con noi e noi vi salutiamo, è tutto per questa sera, ci rivediamo per la serata della Yoga Radio Bruno Estate. Vi ricordo l'appuntamento alle ore 20 con In Prima Fila. Grazie per l'attenzione, grazie per averci seguito. Questo programma è stato offerto da... Conad City vi aspetta nel cuore di Prato, nel nuovo punto vendita in piazza San Francesco 21. Conad City, più vicini di così. Abbiamo a cuore le nostre radici, i paesaggi della nostra memoria, la bellezza del nostro patrimonio. Questa è la nostra ricchezza. Questa è la nostra forza. Chianti Banca. Persone. Territori. Valore. Conte Edile Costruzioni. Costruiamo sicurezza per il tuo futuro. Perfetta per ogni tuo evento.